fossi almeno un po'. C'è un'ipotesi migliore per cui battersi e morire e non credere a chi dice di no, perché c'è. C'è un profumo inebriante che dall'Africa alle Ande ti racconta di tabacco e caffè. C'è una voce chiara ed argentina che fa fuoco e medicina. Bellissimo soldato che per sempre quella voce cercò e che diceva: penseremos adelante o vittoria o muerte, penseremos adelante o vittoria o muerte. Possibile coerenza che vorrei tu ricordassi almeno un po'. C'è una storia che oramai è leggenda e che potrà sembrarti finta, e invece l'unica certezza che ho. C'erano dei porci in una baia, armi contro la miseria, solo che quel giorno il vento cambiò. C'era un uomo troppo spesso solo e ora resta solo un viso che milioni di bandiere guidò. E che diceva: penseremos adelante o vittoria o muerte, penseremos adelante o vittoria o muerte. L'America ci guarda, non proprio con affetto, apparentemente placida, non c'è sempre. Io sospetto che l'America all'America ha paura, altrimenti non si spiega come faccia a vedere in uno stato in miniatura questa orribile minaccia. Grazie.